Ancora proteste e manifestazioni in merito alla realizzazione dell'elettrodotto Villanova Gissi. A presentarsi questa mattina nel centrale Corso di Chieti c'erano i comitati, obiettivo ottenere un'audizione con il prefetto Antonio Corona, portandolo a conoscenza di gravi irregolarità riscontrate dai cittadini, residenti e rappresentanti dei comitati. Noi è qui per rappresentare intanto che ci sono state delle intemperanze da parte di Terna nella realizzazione di quest'opera, ci siamo già con le contestazioni al Ministero, abbiamo fatto partire una diffida proprio qualche giorno fa contro il Ministero perché deve sospendere immediatamente questi lavori e non sono state rispettate le prescrizioni del Ministero, pertanto quest'opera non può essere realizzata. È questo che vogliamo rappresentare al Prefetto, perché da un punto di vista giudiziario stiamo facendo i nostri passi, ma nel frattempo anche le istituzioni devono tutte quante collaborare per interrompere quest'opera. Molte le proteste che si sono susseguite nel tempo in merito ai metodi utilizzati per gli espropri. Noi siamo qui per capire se il prefetto può in qualche modo fare qualcosa, e secondo noi la può fare, per impedire che gli espropri vengano effettuati, l'immissione in possesso, con le modalità con cui sono stati fatti finora. È evidente che ci sono delle irregolarità grandissime. È arrivata persino la Buongiorno ad intimidirci per i fatti dell'8 luglio occorsi a Sant'Onofrio. Oggi i cittadini chiedono un intervento concreto da parte dell'autorità del prefetto, portando con sé documenti e carte che attestano le loro perplessità sulla realizzazione. I lavori sono in fase avanzata di realizzazione, ma ci sono già documentazioni e questi documenti fanno presente una situazione di irregolarità grave nell'esecuzione dell'opera. Sono irregolarità che riguardano la progettazione esecutiva e probabilmente anche i vizi della progettazione autorizzata, e allo stato dell'arte abbiamo bisogno di risposte certe. Non si può arrivare a far concludere un'opera strategica pubblica dove ci sono così tanti rilievi anche molto fondati.